Presidente, possiamo dirlo perché è un momento suggestivo ed emozionante per tutti, anche perché abbiamo da tempo voluto portare qui a Palazzo Lombardia la nostra Madonnina. Ecco, l'affetto per la Madonnina del Duomo di Milano è sempre stata un segno evidente delle nostre comunità, non solo di Milano ma di tutta la Lombardia. Ecco che quindi al termine di questi importanti 6 mesi di Expo abbiamo avuto l'onore e la soddisfazione di poter dire ce l'abbiamo fatta, e ringrazio per quindi la veneranda fabbrica del Duomo che è qui con noi oggi e che ci ha permesso di realizzare questo nostro piccolo grande sogno. Ecco che quindi siamo giunti al momento dell'inaugurazione ufficiale oggi, giorno in cui si apre anche una mostra originale, un'esposizione di presepi, di tele che ci riportano alla figura della Natività. Ecco, abbiamo voluto anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, allestire un'esposizione qui nel Palazzo della Regione, oltre che nel Palazzo, e saluto il Presidente Cattani che ci ha raggiunti, oltre al presepe di Palazzo Pirelli. Ecco, abbiamo voluto anche quest'anno ribadire la nostra vicinanza, la nostra sensibilità verso i nostri simboli religiosi e il fondamento di quelle che sono le nostre radici cristiane, le nostre radici spirituali. Quindi ci sarà poi un giro di alcuni di questi presepi che abbiamo allestito nei giorni scorsi grazie all'apporto di diverse istituzioni delle museali del territorio, poi ci sarà una piccola sorpresa in piazza offerta, e ringrazio per questo il Comune di Argenio che ha voluto essere qui con noi oggi e portare una testimonianza del famoso presepe vivente di Argenio che in pochissimi giorni è stato possibile realizzare e portare qui oggi nella nostra piazza. Ecco, penso che tutto questo serva a riavvicinarci ancora di più, a avvicinare i nostri cittadini alle nostre radici spirituali, ed è anche un modo per noi istituzioni augurare